Professor Flori, attorno agli anni 30 nella chimica è cominciata una nuova era, l'era dei polimeri, l'era delle materie plastiche. Quali sono stati i momenti più importanti, le scoperte più significative di questi 50 anni di storia della chimica delle macromolecole? I think one should go back a little more than 50 years. Credo che forse sia necessario andare più indietro di 50 anni e ricordare che la chimica si era indirizzata verso lo studio di molecole di piccole dimensioni, come il benzene, il tetracloruro di carbonio, il butano, gli zuccheri, che hanno, diciamo, tra 10 e 50 atomi in una molecola. Questo intendo per piccola molecola. I chimici erano convinti che ogni sostanza fosse caratterizzata da un'unica, particolare molecola e concentravano i propri sforzi sullo studio e l'identificazione delle molecole che caratterizzano le cosiddette sostanze pure. In realtà però ci sono molti materiali importanti per l'uomo che non rientrano in questa definizione o descrizione. Mi riferisco proprio ai polimeri. I polimeri sono fatti di molecole molto grandi, molto più grandi delle molecole di cui parlavamo prima. Queste molecole hanno molte migliaia di atomi, tutti legati chimicamente. Inoltre, le molecole dei polimeri sono diverse una dall'altra. Ad esempio, le molecole di una plastica, come il polistirene, sono di lunghezza differente e non tutte sono uguali tra loro. Fino agli anni 30, quest'idea appariva inaccettabile ai chimici. Non volevano credere che materiali come le proteine, i polinucleotidi, la cellulosa, fossero costituiti da molecole molto grandi. Volevano a tutti i costi descrivere questi materiali come piccole molecole. Solo attraverso gli sforzi di ricercatori come Hermann Staudinger venne chiarito che questi materiali, i polimeri, sono di una classe diversa, di un tipo diverso, fatti di molecole molto grandi. E questa idea si affermò solo attorno al 1930. E così veniamo alla sua storia personale. In quegli anni lei è appena laureato. A soli 24 anni entra alla DuPont e inizia a lavorare con Wallace Carothers. Carothers è considerato l'inventore del nylon e del neoprene. Siamo proprio agli inizi dell'era dei polimeri, direi nella fase dei pionieri. Lei come ricorda quel periodo di ricerca e la personalità di Carothers? La personalità e l'abilità scientifica di Wallace Carothers hanno avuto su di me una grande influenza. E se penso oggi a quegli anni mi rendo conto di quanto forte fosse questa influenza. Ma al di là dei ricordi personali, vorrei sottolineare che Wallace Carothers fu chiamato alla DuPont in una posizione molto importante per svolgere un lavoro di ricerca di base. Certamente egli sperava che la sua ricerca avrebbe avuto delle applicazioni pratiche, ma il suo indirizzo di lavoro non puntava a sviluppare applicazioni. Cercò di affrontare i problemi alla radice. I polimeri sono grandi molecole o si tratta invece di piccole molecole unite insieme in un modo misterioso e sconosciuto? Il suo approccio era di sintetizzare le molecole con metodologie che sapeva gli avrebbero consentito di arrivare a molecole molto grandi per poterle poi confrontare con quelle di cellulosa, gomma e così via. Mm.
Il suo approccio era dunque di tipo speculativo. Stava cercando di capire, non di produrre qualcosa di pratico. Invece, nel corso delle sue ricerche, scoprì quasi per caso una gomma sintetica completamente nuova, che ora viene chiamata neoprene. E sempre per caso scoprì che alcuni dei polimeri di condensazione potevano essere tirati in fibre. Questi sottoprodotti della sua ricerca si dimostrarono subito di immenso valore pratico e naturalmente il neoprene e il nylon furono i prodotti più importanti di un lavoro di ricerca così originale. Si trattò della prima fibra sintetica messa in commercio. Neoprene, synthetic rubber in particular, and nylon were the outcomes, principal outcomes of his very original scientific research. Quali sono state le ragioni per cui ha lasciato la DuPont? Wallace Carothers morì tragicamente nel 1937, 3 anni dopo il mio arrivo alla DuPont. La mia situazione subì un cambiamento radicale. Le opportunità scientifiche si ridussero molto con la sua morte, mentre a me interessava proseguire proprio la carriera scientifica. A quell'epoca lasciare la DuPont mi sembrò un passo necessario. E così sono entrato nel mondo accademico. 2 anni dopo, la Seconda Guerra Mondiale era alle porte, gli Stati Uniti non erano ancora entrati nel conflitto e io ho deciso di partecipare al progetto industriale per la gomma sintetica. Gli Stati Uniti, con l'entrata in guerra, devono affrontare la crisi della gomma. Giulio Natta ha affermato in un suo libro che lo sforzo per trovare un sostituto sintetico alla gomma è paragonabile a quello fatto per costruire la bomba atomica. Lei è d'accordo? E qual è stato lo spirito di questa impresa? Credo che lo sforzo fosse paragonabile in dimensioni. Era paragonabile almeno per il numero di persone coinvolte. Non ho cifre precise. Certo, per gli Stati Uniti fu una grande sfida. Le nostre disponibilità di gomma furono drasticamente ridotte dalla guerra con il Giappone. Non disponevamo di gomma e ne avevamo un grande bisogno, non solo per la guerra, ma anche per le attività civili. Eravamo in una situazione di emergenza. Per risolvere quello che venne definito il problema gomma, furono coinvolti in un unico sforzo le industrie della gomma, il governo e l'università. Fu uno sforzo imponente, c'era poco tempo. E venne esercitata una forte pressione sui ricercatori dell'industria e sui progettisti perché costruissero gli impianti industriali in tempo. Non si può dire che alla fine trovammo una nuova gomma sintetica o aprimmo un nuovo campo scientifico. Venne fuori qualcosa di molto simile alla gomma sintetica sviluppata in Germania. Ma il fatto insolito fu che vennero uniti scienziati provenienti da diverse discipline e da differenti settori industriali insieme agli scienziati dell'università. Fu un esempio di cooperazione che allora non aveva precedenti. Tra gli scienziati impegnati in questo sforzo c'era Peter Debye, un grande fisico e chimico che aveva raggiunto gli Stati Uniti dopo essere scappato dalla Germania nazista. Anche lui era coinvolto nel programma della gomma. Qualche tempo dopo la guerra, Debye definì il clima di quegli anni come molto simile a quello che doveva esserci molti secoli prima tra i pittori fiamminghi che avevano una vita artistica in comune
e usavano scambiarsi giudizi reciproci sul proprio lavoro. Sì, effettivamente fu un enorme sforzo capace di unire gente di diverse discipline, dalla ricerca scientifica all'ingegneria, in una grande impresa collettiva. Quali sono stati i principali risultati di questa impresa e di cosa si occupava in quel periodo? Penso che il risultato più importante sia stato quello di attirare l'interesse e l'attenzione di molti scienziati, specie quelli lontani dall'industria della gomma, gli scienziati dell'università, per esempio. E direi che il risultato principale fu una migliore comprensione dei processi di polimerizzazione. Si poté capire quali reazioni chimiche si verificano e come si verificano nella polimerizzazione del butadiene e dello stirene per produrre la gomma sintetica. Alla fine ne sapevamo di più, soprattutto per quanto riguarda la teoria dell'elasticità della gomma e la teoria del network, della reticolazione che interviene nella vulcanizzazione della gomma. Non lo vuol dire, ma questa è una sua scoperta. Fu di nuovo il frutto della curiosità. Che cosa succede quando ci troviamo con queste lunghe catene di molecole costituite da migliaia di unità e proviamo ad accoppiare unità provenienti da catene diverse, unendole insieme con un legame chimico in una specie di reticolato? Tra le prime conseguenze c'è che la gomma diventa insolubile, perché è tutta compressa in una molecola gigante grande come lo stesso pezzo di gomma. È quello che chiamiamo un reticolato. Un reticolato si può estendere, si può stirare. La formazione del reticolato è alla base della vulcanizzazione della gomma, così come iniziò a farla Charles Goodyear, ancora nel 1840. Goodyear non sapeva bene che cosa stesse facendo, ma ottenne dei risultati validi. In definitiva, ci fu innanzitutto una teoria della reticolazione con le sue implicazioni statistiche. Tra l'altro, si poté rilevare un parallelismo statistico fra la formazione dei reticolati della gomma e le reazioni a catena nel corso dell'esplosione di una bomba nucleare. I ricercatori di Los Alamos svilupparono una teoria molto simile a quella della formazione delle reticolazioni della gomma. La differenza è che loro non poterono rendere noti, per ovvie ragioni, i risultati delle loro ricerche, mentre io ho potuto pubblicarli. Tuttavia, quando dopo la guerra abbiamo potuto fare il confronto, ci siamo accorti che avevamo fatto cose molto simili in campi completamente diversi. Loro avevano lavorato alla detonazione di un ordigno orribile e micidiale, noi a un nuovo materiale. Naturalmente questa è solo un'analogia curiosa, ma queste analogie saltano fuori di tanto in tanto nella storia della scienza. Quindi il lavoro di ricerca che lei stava facendo in quegli anni è più di tipo teorico che di tipo applicativo. Eppure lei prima lavora per la Standard Oil e poi per la Goodyear. Come mai sceglie di fare ricerca nell'industria e non preferisce invece farla nell'università? Durante la guerra non c'erano molte opportunità nelle università, o perlomeno le opportunità erano molto limitate. Gli studenti non c'erano, erano al fronte. E così anche gli scienziati delle università erano impegnati nella ricerca applicata, o comunque su problemi legati alla ricerca applicata. Certo, io volevo tornare all'università. Così quando si presentò l'occasione, era 1948, è esattamente quello che ho fatto. Non ho molte altre spiegazioni.
E dopo tutto, forse la mia vita e la mia carriera non sono state attentamente programmate. Dopo 8 anni di lavoro nell'industria, lei viene chiamato come professore alla Cornell University, dove il direttore del Dipartimento di Chimica è il grande fisico Debye. Quali erano i problemi chiave nella chimica dei polimeri in quegli anni? Direi che un interrogativo in modo particolare esigeva una risposta. Come si possono determinare le caratteristiche di queste grandi molecole e misurarle? E questa è una domanda inevitabile nella scienza. Quando ci si trova di fronte a qualcosa, bisogna poterla misurare, calcolarne il peso o determinarne le caratteristiche. E questa domanda ci accompagnò a lungo. Fummo in grado di misurarne la viscosità e Debye ci spiegò anche come usare la radiazione diffratta, ma come si poteva definirne le caratteristiche. Si tratta innanzitutto di forme cristallograficamente non ordinate e molto irregolari. Ci vuole un'elaborazione statistica per valutare queste forme e per comprendere la configurazione spaziale di questa lunga catena, questo grosso agglomerato di spaghetti. Si finì per considerare la macromolecola come il prodotto di un percorso casuale o di un volo casuale nello spazio in cui una particella si disperde in giro irregolarmente senza sapere dove andare, proprio in modo casuale. Ecco. Almeno in una certa misura si riuscì a risolvere questo problema, ma io restavo persuaso, insieme a pochi altri, che doveva esserci una significativa differenza tra il volo casuale di una particella o di un insetto che si muove nello spazio e una traiettoria tracciata da una catena polimerica, perché l'insetto può riattraversare il cammino già percorso senza per questo violare alcuna legge della fisica, mentre se consideriamo una catena di polimeri come una traiettoria, è evidente che essa non può riattraversare il percorso compiuto. Si tratta di un'entità fisica che non può ripassare a piacimento sul cammino percorso. È importante questo problema? Alcuni sostenevano che si trattasse di un'incongruenza di scarso rilievo, trascurabile. Ma alla luce di un'ulteriore riflessione, mi convinsi invece che il problema non poteva essere accantonato, perché in effetti la catena polimerica, non potendo incrociarsi, si espande, evitando di entrare in contatto con se stessa troppo spesso, con il risultato che più grande è l'espansione della catena, più lunga è la catena. Di fronte a questa conclusione si aprì un vivace dibattito, come spesso capita quando ci si avvicina alle frontiere della scienza, e questo fenomeno venne definito come Excluded Volume Effect, l'effetto del volume escluso. Questo effetto rende inefficace un metodo semplice e diretto per determinare le caratteristiche delle molecole di un polimero e influisce anche nelle misurazioni delle molecole stesse. Questi fatti portarono al riconoscimento dell'importanza dell'effetto del volume escluso, che a prima vista appare astruso e di scarso rilievo. E tuttavia si fanno ancora pubblicazioni scientifiche sull'argomento e dal momento che divergono spesso tra di loro ne consegue che molte di queste pubblicazioni devono essere sbagliate e continuano a uscire. Credo che nella letteratura ce ne siano ormai migliaia sulla teoria della catena polimerica che non può attraversare se stessa. Per fare delle operazioni di misura possiamo, per così dire, mettere tra parentesi tutto questo e lavorare in condizioni in cui l'effetto di volume escluso sia eliminato. Si tratta di scegliere delle condizioni nelle quali la catena abbia un'intrinseca attrazione verso se stessa sufficiente a compensare l'espansione dovuta al fatto che due parti diverse non possono occupare lo stesso spazio. Questa teoria venne chiamata teoria del punto teta. Prende il suo nome da me, ma a me questo non piace. Naturalmente questa teoria semplifica le misurazioni,
Sappiamo ora come effettuare operazioni di misura eliminando questo elemento di disturbo, l'effetto del volume escluso, e tutto questo ci ha consentito di fare grandi passi avanti nella determinazione delle configurazioni spaziali della catena polimerica. Mentre lei è alla Cornell University, Giulio Natta in Italia inventa il polipropilene. Qual è stata l'importanza di questa invenzione per la chimica dei polimeri? Prima delle scoperte del professor Natta e dei suoi collaboratori, noi sapevamo che i polimeri vinilici o i polimeri dello stirene erano materiali amorfi con una struttura irregolare. Si sapeva per esempio che i polimeri vinilici o i polimeri dello stirene, di vinilacetato, di polipropilene o altri vinicloruri, erano irregolari perché le loro unità potevano essere orientate sia a destra che a sinistra del piano della catena. E per quanto ne sapevamo allora, la maggioranza dei polimeri vinilici aveva un orientamento casuale. Un'unità poteva essere orientata a destra, quella successiva anche, mentre quella dopo poteva essere orientata a sinistra e così via con un ordine casuale lungo la catena. A causa di queste irregolarità non potevano essere cristallizzati, cioè non potevano disporsi nell'ordine richiesto per un cristallo. In un cristallo, infatti, le molecole devono essere regolarmente impaccate e strutturate in maniera perfettamente regolare. Il professor Natta scoprì che il propilene e quindi anche gli altri idrocarburi insaturi potevano, in condizioni opportune, essere polimerizzati per dare polimeri stereoregolari che avrebbero potuto cristallizzare. Natta capì subito che questo era dovuto alla regolarità con cui veniva organizzato l'orientamento a destra e l'orientamento a sinistra delle unità. Così, per esempio, poteva procedere prima a destra, poi a sinistra, lungo la catena. Da questo deriva una regolarità che consentiva al polimero di rientrare in un reticolo cristallino. La differenza è enorme perché il polipropilene isotattico scoperto da Natta e dai suoi collaboratori è un solido cristallino a temperatura ambiente e ha un punto di fusione attorno ai 200 gradi Celsius, mentre il polipropilene irregolare non cristallizza neppure. Di qui anche un'enorme differenza nelle proprietà dei due materiali, la rigidità, la forza, la resistenza e tutte le qualità che sono caratteristiche del polipropilene isotattico. E da questo dipende anche l'enorme differenza nella utilità pratica di questi materiali. E perché è così importante poter cristallizzare una molecola? Se un polimero cristallizza, le sue proprietà mutano drasticamente. Diviene duro e resistente, può essere tirato in fibre o in resistenti pellicole e così via. In questo modo il valore pratico viene enormemente aumentato. Una prova di questa trasformazione viene proprio dal polipropilene isotattico, che ha molti impieghi, mentre il polipropilene normale non ha un impiego commerciale, non ha applicazioni pratiche. E come venne a conoscenza del lavoro di Giulio Natta? È una vicenda piuttosto interessante. Il professor Natta mi aveva invitato a visitare il suo laboratorio. E io accettai l'invito per l'aprile del 1955. Ma prima di quell'epoca, doveva essere gennaio, mi scrisse una lettera. Ero in quel momento in Inghilterra per un anno. La lettera conteneva un breve manoscritto
che rivelava la scoperta del polipropilene isotattico e della sua struttura. Natta sollecitava il mio intervento per far pubblicare il manoscritto sul Journal of American Chemical Society tra le comunicazioni al direttore, la formula che viene usata per ottenere una pubblicazione immediata. La redazione aveva respinto la sua richiesta, perché Natta non poteva spiegare come aveva ottenuto la sua invenzione, violando una condizione ferrea per il Journal of American Chemical Society. Io ero convinto che la scoperta di Natta, la definizione delle caratteristiche della struttura del polipropilene, con questo orientamento a destra e a sinistra, fosse così importante da mettere in secondo piano le regole del Journal of American Chemical Society, e chiesi al direttore di fare un'eccezione e pubblicare l'articolo. Insistetti, non per fare un favore al professor Natta, ma perché ritenevo che si trattasse di un fatto importante e significativo per la scienza. La mia richiesta fu accolta. Il manoscritto venne pubblicato e Natta mi fu molto grato per questo intervento, che considerò come un favore personale, anche se in effetti non lo era, nonostante la mia stima per lui. È così che io venni a sapere per la prima volta del polipropilene isotattico. Successivamente incontrai Natta a Milano nell'aprile del 1955 e potei approfondire l'argomento. And then, of course, I visited Milano in April of 1955 and learned. Il fatto è che Natta non poteva rendere noto come veniva fatto il nuovo materiale. C'erano di mezzo i brevetti industriali. Fortunatamente, e di questo va dato merito alla società per cui lavorava, la Montecatini, gli fu permesso di pubblicare i dati strutturali e la loro interpretazione. Così venni a sapere per la prima volta dei polimeri stereoregolari. Negli anni successivi potei saperne di più dallo stesso professor Natta. Professore, nella storia dei polimeri sembra che molte volte prima gli scienziati trovano un dato materiale e poi ci costruiscono sopra la teoria. Secondo lei è vero? E perché succede? È stato vero in molti casi. È accaduto spesso che la teoria sia rimasta indietro rispetto alla sperimentazione. Se questo è successo, lo si deve anche al fatto che i polimeri sono con noi da molti secoli, da molti millenni, e sono stati utilizzati dall'umanità. Il legno, i tessuti, le fibre, quelle naturali ovviamente, non avevano i materiali sintetici. La gomma, se ne scoprì l'uso dove ce n'era bisogno. E così questi aspetti pratici hanno preceduto la teoria. A quell'epoca delle molecole non si sapeva nulla. La pratica quindi è partita molto prima della teoria, ma per poter andare avanti dobbiamo avere delle solide basi scientifiche e delle giuste intuizioni teoriche. This is illustrated in the work of Professor Natta, I think, in which he. Il lavoro del professor Natta è un buon esempio di questo modo di procedere quando cercò nei polimeri che stava studiando le basi strutturali per quella che definì stereoregolarità. Il suo sforzo fu certamente impegnativo e rischioso, ma questo gli permise di capire e di fare nuovi passi in avanti, proprio appoggiandosi alla conoscenza scientifica che aveva acquisito. Così, anche se spesso l'aspetto empirico e sperimentale precede la teoria, questo non vuol dire che uno sia meno importante dell'altro. Ma se potessimo vederle, che aspetto avrebbero le molecole di un polimero in soluzione? Well, I think
Ormai siamo in grado di rispondere a questa domanda con una certa precisione. Se potessimo fare un'istantanea, il polimero ci apparirebbe molto irregolare, come un percorso, un volo molto irregolare o casuale. Sì, apparirebbe proprio così. Naturalmente le tortuosità e le torsioni libere della catena sarebbero molto diverse a seconda del particolare polimero che stiamo osservando. L'impressione prevalente, tuttavia, sarebbe quella di una grande irregolarità, un grande agglomerato di spaghetti con una forma molto irregolare. Se invece facessimo un filmato, vedremmo il tutto muoversi e contorcersi come un serpente, con una configurazione in continuo mutamento nella soluzione diluita. E se invece osservassimo un polimero naturale, per esempio del DNA o una proteina? I polimeri naturali, se denaturati e sciolti in un solvente, avrebbero un aspetto molto simile a quello del materiale sintetico, con lo stesso carattere di casualità. E questo certamente il caso del DNA, quando si separa la doppia elica e lo si scioglie in un solvente. È il caso dell'RNA, ed è anche vero per la proteina, quando viene denaturata e la sua struttura originaria viene distrutta. Insomma, la loro configurazione, il modo in cui ruotano su se stessi nella proteina originaria, una volta subito il cosiddetto processo di denaturazione, assomiglierebbero molto a quelli di un polimero sintetico. E quindi qual è la differenza fra un polimero sintetico e invece i polimeri che troviamo nelle cellule, nella materia vivente in generale? Direi che i polimeri naturali, cioè le proteine, i polinucleotidi, i polisaccaridi come la cellulosa e l'amido, hanno tutte le proprietà dei polimeri sintetici e qualcuna in più. Quali? Hanno le proprietà che rendono possibile la vita, una facoltà che non ha nessun materiale sintetico. E questo dipende da uno straordinario livello di organizzazione strutturale che non siamo assolutamente in grado di imitare in laboratorio. D'altra parte, madre natura ha creato modelli di macromolecole biologiche per milioni di anni, mentre noi ci lavoriamo sopra da meno di un secolo. Ma com'è possibile passare da strutture altamente disordinate a strutture invece altamente ordinate? Questa è una domanda affascinante sulla quale si è molto riflettuto. Come passare da una situazione come quella che ho descritto prima, l'agglomerato irregolare e casuale di spaghetti, a una struttura con un alto livello di organizzazione che troviamo in un biopolimero? Possiamo fare un passo alla volta. Innanzitutto vediamo che cosa succede quando uniamo le molecole per formare un polimero amorfo come la gomma, o un polimero trasparente come la lucite, o il polimetilacrilato, o il polistirene, o il polipropilene che c'era prima di Natta. Succede che le molecole si mescolano in modo tale che le loro caratteristiche si modificano molto poco. E questo fenomeno è oggi confermato dai risultati sperimentali della diffrazione neutronica. Se in una molecola polimerica si sostituisce l'idrogeno con deuterio o idrogeno pesante, questo, pur non avendo effetto sulle proprietà chimiche, consente ai polimeri denaturati di avere una diffrazione neutronica più accentuata rispetto a quella dei polimeri protonati o idrogenati.
In questo modo possiamo osservare sia polimeri deuterati che polimeri normali. Possiamo fare le nostre osservazioni attraverso i neutroni, attraverso i rivelatori che individuano i neutroni. E così vediamo la diffrazione delle singole molecole, che ci conferma quella configurazione casuale cui accennavo prima. Naturalmente, fino a questo punto non abbiamo ottenuto alcun risultato in termini di organizzazione. Tuttavia, se analizziamo il problema dal punto di vista teorico, i risultati recenti confermano la teoria concepita prima della diffrazione neutronica, una teoria di cui solo pochi erano persuasi. Partiamo dunque da una struttura irregolare, altamente disordinata. Mediante quale processo successivamente cristallizza, cioè perviene a una situazione ordinata? Questo processo avviene nei sistemi viventi. Per esempio, se abbiamo una proteina originaria, con i suoi amminoacidi disposti ordinatamente in una certa sequenza, essa può piegarsi su se stessa per formare un globulo compatto, o può formare una struttura elica che a sua volta può unirsi ad altre eliche per costituire una fibra come un tendine o una fibra muscolare. In realtà sappiamo molto poco dei processi di auto-organizzazione e dobbiamo accontentarci di fare delle ipotesi. I processi di auto-organizzazione devono essere certo alla base della vita, ma come funzionano in pratica? I biopolimeri sintetizzati nell'organismo e capaci di organizzarsi in strutture specifiche che danno luogo ai processi vitali. Credo che il primo passo sia quello di formare molecole altamente strutturate o sviluppate a elica che successivamente possono essere impaccate in modo regolare. Questo è un abbozzo molto vago di come si sviluppa il processo, ma incominciamo a intravedere come potrebbe avvenire.